ce l'avete chiesto in tanti e ci sembrava utile farvi vedere una dimostrazione di come funziona il Cubic de Gauss giapponese. Apriamo il coperchio, tutto è legno, questo è tutto legno massiccio. Come potete vedere, qui abbiamo 5, chiamiamoli comandi. Questo è il comando che dà l'accensione al Cubic de Gauss. Questo invece è il comando che dà l'avvio alla demagnetizzazione della testina e di altri apparati elettronici. Qui avete altri tre ingressi. I primi due che vedete sono canale sinistro e canale destro, che possono essere collegati al vostro amplificatore, al vostro sintonizzatore, alla vostra, chiamiamola piastra, io la chiamo piastra, e anche al giradischi, per poter diciamo cancellare l'elettromagnetismo che si accumula quando si ascoltano vinili o CD o l'impianto è acceso. È facilissimo da usare e funziona, ve lo possiamo, anche perché i giapponesi insomma fanno una cosa del genere. Non è che sono gli ultimi, attenzione. Poi questa è una macchina che risale, si parla del 1990, credo, 90-95. Questa è una cartridge, una testina per giradischi comune. L'importante è che abbiate questo attacco che vedete, vedi, per farlo vedere, impianto questo attacco a 4 poli. Questa è la cosa più importante di tutte. Si inserisce diciamo nell'apparato dove va messa nel foro dove va messa la testina e si chiude in modo da bloccarla. Vedi, vedi, fai vedere open lock, lock chiudere, open girando a destra apre. Ok? Quindi adesso blocchiamo lock la testina, accendiamo la macchina, che qua c'è una luce rossa e una luce blu. Quella blu dà il via all'operazione di demagnetizzazione delle impurità della testina. Questo tipo di pulizia va effettuato una volta ogni 6 mesi, non tutti i giorni, una volta ogni 6 mesi. Diamo l'input, ecco qui, la macchina sta elaborando, mandando gli impulsi all'interno della testina. Ecco qui. Quando avrà finito di lampeggiare, vorrà dire che l'operazione di pulizia della testina è completata. Questo vi permetterà anche di sentire i vostri vinili in maniera straperfetta. Diciamo, è una cosa in più, non la vado a utilizzare tutti i giorni, ripeto, ogni 6 mesi è più che sufficiente. Lavora con 4 ministilo la macchina, ovviamente una volta fatta la pulizia o della testina o del vostro impianto, le bile vanno levate, chiaramente. Ecco qua, si è fermata la luce, l'operazione è andata a buon fine, la testina è ripulita completamente dalle impurità elettromagnetiche. Adesso si spegne e open si riapre. Ok? Penso di essere stato abbastanza esaustivo nella spiegazione. Qualsiasi cosa a chiedere a noi, abbiamo soltanto questo modello, eh? Ci hanno già chiesto 3-4 persone, sanno il prezzo, possiamo dirlo, Pepe? Non so se lo possiamo dire. 200 euro più 9 euro di spedizione. Ok? Quindi siamo qui. Vedete il video, se In vi interessa ci primaria, Sorrigna. contattate. www. No, sì, No, su questo no. info@, no,
ci chiamate, non è ci chiamate, ci chiamate allo 06 5195 6045. Potete anche scriverci, tanto nella descrizione del video ci sono le nostre mail, ok?